Apre la seconda giornata dell'Abruzzo Economy Summit all'Aurum di Pescara. Mauro Masi, presidente della Banca del Fucino, la banca locale tra tradizione e innovazione, questo è il tema al centro del suo intervento. L'Istituto di Credito Locale ha dimostrato di non essere un'entità fissa nel tempo. Le banche locali sono in grado di cambiare con l'evoluzione che negli anni ha interessato l'economia locale di riflesso a quella europea. L'innovazione, ha detto Masi, potenzia l'aspetto locale degli istituti di credito e rafforza la vicinanza al cittadino. Attraverso l'innovazione, attraverso le facilitazioni offerte dalla tecnologia, si può migliorare il rapporto tra banca e clientela, il rapporto diretto tra banca e clientela, la conoscenza diretta del territorio e della clientela, che è il tratto precipuo, distintivo ed importante della banca locale. In quale modo è possibile che le banche locali seguano appunto questo percorso di innovazione? Cioè, quali sono gli strumenti? Guardi, il percorso di innovazione è un percorso, come ho detto, trainato dall'innovazione, dalla rivoluzione digitale. Evidentemente è l'applicazione della rivoluzione digitale ai rapporti con la clientela, ai rapporti alle procedure interne, allo snellimento dei lavori offerti appunto a livello procedurale, sia istruttorio che di conclusioni dell'istruttoria stessa, offerte dalle nuove tecnologie digitali. Questo però non deve rappresentare un limite, come vi ho detto, ma un'opportunità e soprattutto deve essere compendiato tra la rivoluzione digitale e le nuove possibilità offerte dalla tecnica con quel rapporto diretto con la clientela, con il territorio, che ripetevo prima è la principale caratteristica della banca locale, che la distingue e la fa crescere anche in un momento di difficoltà.